Siamo con Franco Adamo, uno degli organizzatori di questa nuova edizione del torneo Città di Cagliari. Siamo arrivati alla sesta edizione, per voi sicuramente questa è un'occasione importante, insomma, per vivere di calcio e di ricordi, no? Beh, sicuramente è un'organizzazione fatta proprio per ricordare il nostro fratello Tonio che è scomparso già da qualche anno. In contemporanea ricordiamo il collega scomparso Riccardo Santoro, giovanissimo arbitro della sezione di Cagliari, scomparso tra l'altro in maniera tragica durante le prove atletiche del campionato. Sì, un bel impegno, visto la cornice di pubblico che anche stamattina ci ha accompagnato per l'inizio della manifestazione. Sicuramente replicheremo in serata, perché il tempo per fortuna ci sta seguendo. Niente, siamo molto contenti, ripeto, abbiamo invitato le squadre di calcio giovanile più forti della Sardegna, e questo, i risultati si vedono naturalmente sul campo. Certo, ecco, ci sono gli allievi giovanissimi che sono sicuramente i prossimi talenti del calcio sardo. Ecco, la speranza che magari in questa occasione qualche giovane possa anche appassionarsi alla carriera di arbitro, della quale c'è veramente bisogno, no? Di vocazioni. Sì, ma la carenza di vocazione purtroppo c'è. Sì, questo può essere un veicolo perché si possa migliorare qualcosa, però come è già successo per le edizioni precedenti, abbiamo visto poi crescere dei giovani calciatori che sono diventati anche famosi a livello nazionale. Gli arbitri purtroppo viviamo in un'isola, abbiamo questa problematica, io da ex arbitro della Canci, sempre della sezione di Cagliari, tocco con mano giornalmente questa problematica e non è di facile soluzione, purtroppo. Non lo so, non è solo comunque una questione politica o geopolitica, gli arbitri sardi non sono all'altezza, non è proprio così. Probabilmente bisogna rivedere qualcosa a livello dirigenziale, perché è lì che secondo me dobbiamo lavorare. Cioè ecco, rispetto al passato, lei che ha appunto arbitrato in passato, che differenze nota nella gestione della gara? Ma nei giovani colleghi noto sicuramente una mancanza di personalità, e questo danneggia i giovani colleghi, ma vedo che anche purtroppo a livelli nazionali, Serie A, Serie B, questa è una carenza gravissima. Non c'è comunque la vocazione al sacrificio. Un arbitro di calcio del sabato a notte non può andare a ballare in discoteca, deve stare a casa a riposare, perché la domenica lo attende un impegno di un certo livello. Per cui, non so, forse i ragazzi, i nostri giovani non sono disposti, o quei pochi che lo sono magari hanno altri limiti. Ecco, invece dei talenti che sono passati qui al Memorial, quali sono quelli che ricorda con più piacere? Come arbitro o come calciatore? Come calciatore, intendiamo. Beh, come calciatori sono stati diversi ragazzi della Sigma che sono adesso approdati, a parte qualcuno a livello regionale sicuramente, ma anche qualcuno è approdato a livelli nazionali, mi pare che qualcuno giochi nel Treviso, nelle serie, mi pare che sia la C1 o la C2, adesso i nomi non li ricordo esattamente, anche perché io ripeto faccio parte dell'organizzazione del Memorial, ma ancora non sono un dirigente della Sigma, dico ancora perché stiamo pensando realmente, certo, di far parte di questa bellissima famiglia che organizza questo torneo, che ripeto, poi non è solo il Memorial Torneo Davo Riccardo Santoro, ma c'è tutta un'organizzazione Pane per Betlemme, che è qualcosa veramente di grandioso, ben organizzato dalla società Sigma. Certo, ecco, per chiudere le chiedo quali sono le persone che vi aiutano a mettere in moto questa macchina organizzativa. Beh, ripeto, la macchina organizzativa è totalmente a carico proprio a livello tecnico, ricerca delle squadre, ricerca delle situazioni della Sigma. Poi chiaramente noi come famiglia Adamo, come famiglia Santoro, ci diamo da fare perché tutto sia svolto nel miglior modo possibile. Errori si fanno, perché purtroppo qualcosa si può anche sbagliare, però cerchiamo di limitarli al massimo. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Franco Adamo. Grazie a voi. Facciamo i complimenti per l'organizzazione di questa nuova edizione del Città di Cagliari. Grazie. E un grande in bocca al lupo ovviamente per la manifestazione, sperando che poi fino alla fine vada tutto per il verso giusto. Senz'altro, grazie a voi. Grazie.